Benvenuti in questo video, sono il giorno 5 e siamo su Paladin. Faremo sempre Onslaught per questi tre episodi. E poi dopo magari il prossimo episodio faremo Team Deathmatch. Se riuscirò a collegarmi al gioco prima, perché se mi collego tardi dopo non riesco a giocare abbastanza. Però se mi collego prima potrei farvi Deathmatch, perché non so quanto duri la modalità. Quindi per il dubbio vi registro, se mi preparo prima, ve lo registro. Allora, partiamo con Onslaught perché è corta come modalità, a quanto pare. Anche se vincono loro è corta. Chiaramente non ve le taglio, perché dovete... la ricerca della battaglia deve essere visualizzata, perché io vi dico altre cose, vi parlo di altre cose. E quindi voi dovete sentire queste cose. Quindi vi preparate al video, che io vi parlo prima e dopo vi parlo durante il video e dopo vi parlo quando è finito l'episodio. Quindi va bene così. Adesso non so sempre cosa dire in ogni video, quindi magari in un video dico qualcosa, in un altro dico un'altra. Poi ho un sacco di giochi da portare sul canale, un sacco di giochi che voglio portarvi e ho preso. E quindi sta a voi continuare a seguire i video del canale, perché vedrete tante bellissime serie, perché sono veramente belli quei giochi che ho preso. Solamente voglio farveli una alla volta, quindi vi porto questo, poi vi porto, finisco God of War, finisco Crash Trilogy, che manca il terzo Crash, e poi dopo ritorno su God of War per finire l'ultima modalità, quella God of War, quella più difficile. Quindi ci verranno un po' più di episodi, perché sarà molto difficile visto che la modalità è estrema. Non so neanche se riuscirò a farla, quindi io vi provo a registrarvela e poi dopo naturalmente voi la vedrete sul canale se sarò riuscito a caricarlo, a farla, perché se perdo sempre contro lo stesso avversario diventa impossibile e ci metto un sacco di tempo. Magari adesso vi dico subito che in queste due modalità, la difficile e l'estrema, ve le faccio con in modo diverso, cercando di registrarvi in modo diverso, con reazioni diverse, devo recitare praticamente, devo fare l'attore per intrattenervi in questi gameplay. E poi dopo nell'ultimo invece vi lascerò forse i filmati senza parlare, i filmati ve li godete senza parlare, e nel frattempo compriamo più roba possibile per fare le cose. Ci sta mettendo un pochino, ma dovrebbe trovare il match. Ok. Match ready. Choose your champion. Hurry up. Usiamo o Eevee o Ash. Dipende da cosa usano loro. Devo aspettare a scegliere il personaggio. Ok. O Eevee o Ash. Perché il damage me l'hanno scelto. Manca un tank e un frontline. Vediamo cosa usano gli altri. Non so neanche se mi sentono. No flank, no frontline. Vedi, frontline. Frontline, vedi, il tank l'hanno preso. Hanno usato Raum. Hanno usato anche il frontline. E allora io utilizzerei Eevee a questo punto. 10 seconds remaining. Usiamo Eevee. Yeah, you're gonna look stupid no matter what. Eevee. Ding dong, coming through. Perché frontline lo usano di più spesso, quindi c'è la possibilità che nel prossimo posso usare Ash, perché è un tank che usano di solito poco. Quindi ho scelto di usare Eevee, che secondo me è un bel personaggio, anche se fa poco danno forse. Deve avere una buona mira, perché sennò non fai danno. No, abbiamo il cecchino dall'altra parte. Mi serviva Ash. Mi serviva Ash, niente, ho fatto la scelta sbagliata. E io non ne so i personaggi degli altri avversari prima che li scelgo, quindi non posso sapere quale utilizzare. I just want to live a normal life without having to blow everybody up. Oh well. Io utilizzerei, aspetta, Ice Storm has damage increased by 100%. And its ultimate charge decreased by 50%.
Io farei snow globe. E poi facciamo. Facciamo sempre snow globe. Ok, perfetto. Dovrei impostare le abilità meglio in modo da utilizzare un personaggio con migliori qualità. Però sinceramente. Però sinceramente ci metterei un po' di tempo e perderei un sacco di tempo. Ucciso! La prima kill l'ho fatta io. Ho fatto la prima kill. Ho fatto la prima kill, ok. Sono incastrato un attimo, ma ci sono riuscito. Seconda kill fatta. No, mi hanno ucciso. Bulldozer. Due di bulldozer, uno di Arcane Warding. E un life flip. Ok. Quanti kill ho fatto? Due. Due kill e una morte. Non so se riesco a mantenere le kill più delle morti, però di solito è sempre svantaggioso. Muori! Ok, un'altra kill ho fatto. Sono in vantaggio, eh. Un'altra kill. Quello è morto. Stiamo mantenendo fuori, eh. Niente, mi fanno più danno loro. Bastrizza può usare anche la pistola, non solo il cecchino. Possiamo montare il Arcane Warding. Vediamo quanto abbiamo, 4 kill e 2 morti. No, mi scaricano, mi caricano addosso. Brava strega, aiutami. Brava, Seris. È morto, perfetto. Sì, ma Koga fa troppo danno. Un'altra kill ho fatto. 6 kill e 3 morti. Ne faccio 2 e poi muoio. Ne faccio 2 e poi muoio. Va bene, ok. Armo planting. Ucciso un altro. Altri 2 ne ho fatti. No, no, ho fatto una prima e una adesso. L'ho colpito. Però mi hanno ucciso. 7 kill e 4 morti. Però ho detto che facevo più kill che morti. Vai Ivy, fai danno. Ok, fammi vedere quanto stiamo registrando. 9 minuti. 9 minuti. È morto. È morto anche quello. È morto anche questo. Perfetto. Aia, mi ha colpito. Muori. Muori. No, no, mi colpiscono qua. È morto. E vabbè, ma quello mi fa l'onda. Ma solo le mutande.
Vabbè, un brawler è una campione con solo un vestito di poco. Questa è del Colosseo, una cosa del genere. Senza per offendere nessuno, eh. Ok, facciamo questo che vale 650 punti, quindi facciamo uno scudo maggioritario. Ucciso. E mi hanno ucciso. 10 kill e 6 morti. Ok. Io non posso curarti. No, quasi ucciso Lilith. Quasi uccisa Lilith, eh. Siamo bulldozer, facciamo più danno perché senza il danno non facciamo niente. Niente, ho provato a colpire Stritz ma non ce l'ho fatta. Cioè l'ho colpito ma mi ha ucciso prima lui. Vai Ivy, torna in gara. Vai Ivy. Mi stanno invitando in un party. Va bene, ok. Niente, mi ha preso dalle spalle. È Fernando quello, ma Fernando deve essere spagnolo. Perché è vestito così poco? Ed è uno stile diverso. Questo è uno stile della skin speciale. Mi stanno invitando in un party, non posso. Giocando. Muori. Niente, fa più danno di me. Prendiamo lo shield. Ok. Siamo in vantaggio noi, ma potremmo perdere. Vieni qua che ti sparo. Sì, ma guarda come danno mi fanno. Avevo più vita io e sono morto prima. Niente, Koga fa più danno di me. No, ho superato le kill. E stanno vincendo loro. Dai, è tanto bella la partita. Aspetta, quello è andato di qua. Morto. Perfetto. Morto in aria. Ok. Grazie a me stiamo portando a casa il punto, eh. Poi magari grazie anche a loro, quindi. Allora l'ha ucciso forse. Ho ucciso. E poi sono morto io. Ho superato le morti. Devo usare la tormenta, se uso la tormenta ce la faccio forse, eh? Non lo so se la faccio, siamo apparentemente pari.
Devo prendere punto. Dobbiamo prendere punto. È morto. Vinco loro? Vinco loro, niente, come l'ho detto. Niente, ha vinto loro. Eravamo in vantaggio noi, abbiamo fatto molti più punti, però loro hanno fatto molti più danni, quindi ci hanno fregato. Va bene, è andata così, è andata. È durata anche più del previsto, perché è durata, era praticamente la pari. Solo che ci hanno fregato. Se usavo Ash forse ero più protetto. Adesso utilizzeremo Ash nella prossima partita, se non me lo fregano. 4 solo kill. Quanti kill abbiamo fatto? Fai vedere. Ash, 15 kill e 15 morti. Equilibrato. Sono stato equilibrato. 0 healing, 0 shielding e un po' di damage e objective time. Va bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi vi invito a lasciare un like, un commento, condividere il suo canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!